Continua la corsa verso la vetta della Civitanovese che rimonta, batte al termine di una gara emozionante una Maidoma Renato Curi angolana. Di certo, squadra che meriterebbe un'altra classifica per quello visto oggi al Polisportivo. In casa rossoblu invece ancora una volta una vittoria fortemente voluta con il cuore e con l'anima. 3 punti di platino che mantengono la Civitanovese nei quartieri alti della classifica. La cronaca, Civitanovese al via senza fuoco Puto squalificato, al suo posto Argiolas dal primo minuto. Renato Curi invece orfano di De Cecco squalificato. Pronti e via e la Civitanovese al secondo ha subito un'occasione per potersi portare in vantaggio. Tiro di Argiolas dal limite, la traversa dice no con Ortolano che si salva. Al quinto ancora rossoblu pericolosi, tiro di Natalini con palla che sfiora il palo alla destra di Ortolano. Al decimo la risposta della Renato Curi angolana, punizione dai 10 metri di Napolano, questa volta è la traversa a salvare Simonella e la Civitanovese. Al dodicesimo ancora Renato Curi pericolosa, preciso cross dalla destra di Fideli, la testa di De Matteis che però da buona posizione impatta debolmente con la palla facile preda di Simonella. Al quattordicesimo è clamorosa l'occasione fallita da Alex Bonaventura che imbeccato da Argiolas tutto solo in posizione regolare calciava fra le braccia di Ortolano. Al diciottesimo arriva il vantaggio della Renato Curi angolana. Tiro dal limite di Napolano che raccoglieva una corta respinta di Pennacchietti in aria, palla che finiva sui piedi di Pagano che ben appostato da pochi passi in diagonale fulminava Simonella per l'1-0 ospite. Al 39esimo si rifà viva la Civitanovese, show di Argiolas che dribbla un paio di avversari, conclusione violenta in diagonale, Ortolano è vigile e devia. Al 43esimo arriva il pareggio della Civitanovese, cross dalla destra di Bonaventura, di Argiolas per Diamanti, Luca che in area è messo giù da Fideli, rigore netto ed espulsione dello stesso giocatore. Dal dischetto Bonaventura spiazza Ortolano firmando il pari e il sesto sigillo stagionale. Al 45esimo arriva anche il primo cambio nella Renato Curi angolana, si infortuna Forlano, al suo posto il giovane Di Filippo. Ripresa identica al primo tempo, con la Civitanovese che parte subito sparata. Al secondo è Bonaventura a liberarsi con un gran tiro, a liberarsi e a far partire un tiro dal limite che sfiorava il palo alla destra di Ortolano. Al decimo ancora Civitanovese pericolosa, combinazione Luca Diamanti, Bonaventura, conclusione in diagonale del bomber, palla di poco fuori. Al tredicesimo ospiti vicini al vantaggio, punizione decentrata di De Matteis, la traversa ancora una volta salva la Civitanovese. Poi sulla ribattuta Pomposo di testa non trovava il varco giusto per battere Simonella.